Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi secondo tutorial in collaborazione con l'azienda Bibicraft. Ho realizzato un paio di orecchini e un ciondolo che vi mostro subito. Ho creato gli Evil Ace ed eccoli qua. Questa è la versione orecchino, ho aggiunto appunto una goccia barocca e un perno in acciaio, mi ricorda appunto questa forma di occhio un po' diabolico. E poi vi mostro anche la versione ciondolino, che eccolo qua, basterà soltanto aggiungere la catena qui in alto per realizzare appunto il ciondolino. Vedete, ho girato il modulo per creare la versione orecchino, invece per quanto riguarda il ciondolo l'ho lasciato in questo modo. Volendo possiamo utilizzarlo in entrambi i modi. Questi due possiamo tranquillamente abbinarli anche al bracciale Iside. Se vi siete persi il bracciale Iside, ve lo linko qui nelle schede. È il primo tutorial in collaborazione con l'azienda Bibicraft e se ci fate caso anche il bracciale ha questa forma un po' di occhietti. Quindi sono un po' fissata con gli occhietti ultimamente. Quindi vi siete beccati due tutorial con la forma degli occhietti. Spero che siano graditi. Ritornando a noi con l'orecchino e con il ciondolo, ho utilizzato i cipollottini, questo è appunto il codice. Per ogni modulo vi occorrono 14 cipollottini da 4x3 mm. Nell'info box vi linko tutti i prodotti scelti appunto dal sito di Bibicraft. Questi appunto sono i cipollotti e poi ho utilizzato due perle in corniola da 8 mm. Questa ho perso la bustina, quindi ve lo mostro qui dal cellulare, e questo tra parentesi appunto è il codice della corniola da 8 mm. Se volete realizzare appunto degli orecchini, ne ve ne occorrono due. Per l'orecchino ho utilizzato, come vi dicevo prima, una goccia in vetro barocca. Il perno ho utilizzato questi qui sempre di Bibicraft, allungati, davvero molto carini, che è appunto questo qua, davvero carinissimo ed è perfetto per qualsiasi tipo di design. E poi come perline ho utilizzato le 8, le 15 e le 11, nella medesima colorazione sono appunto le Permanent Finish Galvanized Starlight della Toho. Come filo sto utilizzando il Fireline da 0,15 mm e come ago sto utilizzando un pony misura 12. Io vi lascio al tutorial. Il primo passaggio da effettuare è quello di inserire l'ago e il filo all'interno della corniola da 8 mm e lasciamo appunto questo segmento di filo qui in basso. Inserite una rocaille 8-0 sul vostro ago e rientrate sempre all'interno della perla in corniola andando nell'altra direzione e bloccate appunto la perlina. Di nuovo una perlina e rifate nuovamente il medesimo passaggio andando verso l'alto, soltanto nel foro della perla. Ed ecco qua, una volta bloccato le due perline, questo è il risultato. Il filo fuoriesce appunto dal foro della perla in corniola e con questo filo rivado con l'ago nell'altra estremità, nell'altro foro della perla. Sempre soltanto nel foro, mi raccomando. In questo modo e tirate il filo. Vedete, il filo è qui. Stesso discorso anche dall'altra parte, quindi sposto il filo da quest'altra parte e inserisco l'ago dal basso verso l'alto. Ed ecco qua, questo è il risultato. Appunto, avremo due fili, uno dal lato destro della perla e uno al lato sinistro. Questo è l'ultimo filo che abbiamo appunto inserito e quindi vado a lavorare dall'altra parte. Quindi giro la perla e vado a realizzare dei passaggi in brick stitch. Quindi inseriamo due rocaille 11-0 sul nostro ago e passate con l'ago e con il filo sotto a questo filo, in questo modo, vedete? E tirate il filo. Le due perline si bloccano in questo punto. Io risalgo soltanto in questa perlina, vedete, dal basso verso l'alto, e vado a bloccare la prima perlina.
Stesso discorso faccio anche con l'altro accanto, quindi rivado con l'ago in questa perlina e ripasso anche sotto il filo, vedete, sotto il filo, e poi rivado nuovamente in questa perlina verso l'alto. In questo modo abbiamo agganciato le due perline. Adesso per andare avanti con la lavorazione devo ripassare anche nella seconda perlina, quindi ripasso in questa perlina, nella seconda, e ripasso anche con l'ago sotto al filo, in questo modo, vedete? E ripassate nuovamente nella seconda perlina andando verso l'alto, in questo modo, vedete? Il filo è bloccato. Inserite una nuova perlina 11.0 e ripassate con l'ago sotto al filo. La perlina è bloccata e ritornate con l'ago nella medesima perlina andando verso l'alto. Quindi abbiamo agganciato anche la terza perlina. Di nuovo, quarta perlina 11.0, ripassate sotto al filo. Tirate il filo e di nuovo rientrate con l'ago nella perlina appena inserita andando verso l'alto. Di nuovo una perlina, ripassate sotto al filo e risalite nuovamente nella medesima perlina. L'ultima perlina da inserire è la sesta perlina 11.0, di nuovo sotto al filo e risalite nuovamente nella medesima perlina appena inserita andando verso l'alto. Ed ecco qua. Questo è il lavoro al momento. Se il filo, questo qui, risulta largo, stringete questa estremità più corta. E andiamo avanti con la lavorazione, quindi giro il lavoro per comodità e vado ad inserire i cipollottini da 4x3 mm. Prendo due cipollottini da 4x3 mm. Invece di ripassare con l'ago sotto a questa estremità, ripasso sotto al secondo segmento di filo, cioè sotto a queste qui. Normalmente si entra in questo, però siccome stiamo inserendo delle perline abbastanza grandi, salto questa estremità e rientro sotto alla seconda estremità, cioè questa, e tiro il filo. Risalgo con l'ago soltanto nel secondo cipollottino, andando sempre dal basso verso l'alto. E tiro il filo e vado a fissare anche questo cipollottino, il primo, quindi ripasso in questo cipollottino, rivado anche sotto al filo quello che abbiamo saltato, rivado sotto a questo filo e risalgo nuovamente nel primo cipollottino andando verso l'alto e tiro il filo. Vedete, si sono agganciati i due cipollotti. Per andare avanti con la lavorazione, ovviamente mi devo rispostare nel secondo cipollotto, quindi mi risposto nel secondo cipollotto, ripasso anche sotto al filo e rivado con l'ago di nuovo nel cipollotto andando verso l'alto. Tiro per bene il filo, un nuovo cipollotto sul nostro ago e rivado sotto non a questo filo qui, ma a questo qui, che in pratica è il quarto segmento. Il primo, il secondo, il terzo, rivado sotto al quarto segmento di filo. Quindi rivado sotto al quarto e risalgo nella terza perlina, il terzo cipollotto. Ed ecco qua. Vado a fissare anche l'ultimo cipollottino di questo lato, quindi il quarto cipollottino,
e rivado nell'ultimo segmento, cioè questo qui. E risalgo in quest'ultimo cipollottino. Tirate per bene il filo e questo è il lavoro al momento. Giro il lavoro per comodità e vado a realizzare un giro con le 8-0, quindi inserite sul vostro ago 2 rocaille 8-0 e rientrate con l'ago nel primo segmento di filo, in questo modo. Risalite ovviamente nella seconda perlina andando verso l'alto e fate la stessa cosa anche con la prima perlina, ripassate sempre sotto al filo, la lavorazione è sempre quella. Ripassate sotto al filo, poi ritornate nella perlina verso l'alto e per andare avanti con la lavorazione riandate nella seconda perlina, ripassate sempre sotto al filo e riandate verso l'alto. In modo abbiamo bloccato le due perline. Un'altra rocaille 8-0 e rivado nel secondo segmento di filo e poi di nuovo nella perlina e l'agganciate per bene. Una nuova rocaille 8-0 e rivado nel medesimo segmento, quindi di nuovo nel secondo segmento, aggiusto la perlina accanto e rivado nuovamente nella quarta rocaille 8-0. Questo è il risultato. Di nuovo una rocaille 8-0 e rivado nel terzo segmento di filo e di nuovo nella 8-0 andando verso l'alto. Ho inserito appunto le 5 rocaille 8-0, rigiro di nuovo il lavoro, inserite 3 rocaille 11-0 e rientrate con l'ago nella seconda rocaille 8-0 e anche nel cipollottino in basso, sempre nel secondo, e nella terza rocaille 11-0. Vedete, sono ripassata nella seconda rocaille 8-0, nel secondo cipollottino e nella terza rocaille 11-0. E tirate il filo. E si forma appunto questo archetto. Adesso ritornate con l'ago nella quarta rocaille 11-0, nel terzo cipollottino e nella quarta rocaille 8-0. Inserite nuovamente 3 rocaille 11-0 e rientrate con l'ago nella 8-0, nel cipollottino e nella 11-0, queste finali. Ed ecco qui il primo lato completato. Adesso questa lavorazione vado a farla anche dall'altra parte, su questo segmento di filo. Quindi io mi ritrovo in questa perlina qui 11-0, riscendo nel foro della corniola ed ecco qua e rivado a fare i medesimi passaggi, quindi giro il lavoro, inserite 2 rocaille 11-0 e ripassate con l'ago sotto al filo in questo modo. Vado a fissare prima la seconda perlina andando dal basso verso l'alto e vado a fissare anche la prima perlina andando sempre sotto al filo e poi risalite nella prima perlina inserita. Per andare avanti con la lavorazione devo riandare sempre nella seconda perlina e fare il medesimo procedimento, quindi nella seconda perlina sotto al filo e poi ritornate nella seconda perlina. Per continuare la lavorazione vado ad inserire una rocaille 11-0 e vado a fissarla al filo con i medesimi passaggi e quindi andremo avanti con l'inserimento di 6 rocaille 11-0 qui sul lato. Andremo a replicare proprio i medesimi passaggi che abbiamo appunto riprodotto in questo lato.
Quindi vado a rifare questi passaggi e ritorno qui da voi con il lato terminato. Ed ecco qui il risultato, sembra un piccolo fiocchetto, volendo può essere anche tranquillamente da solo un modulo per un bracciale, perché no? Tutti questi elementi collegati per realizzare un bracciale davvero carinissimo. Il filo si ritrova appunto in questo punto. Vado ad inserire una rocaille 15-0 sul mio ago e rientro appunto nella rocaille 8-0, questa centrale, e tiro il filo. Di nuovo una 15 e rientro con l'ago nella 11 e nel cipollottino e tiro il filo, ed ecco qua, inserite due rocaille 11-0 e rientrate direttamente nelle tre rocaille 11-0 qui in alto, saltate appunto la 8-0, rientrate appunto nelle tre rocaille 11-0 ed ecco qua. Adesso inserite una rocaille 11-0, una perlina da 8 e una 11 e rientrate direttamente nelle tre rocaille 11-0 di fronte, in questo modo. Di nuovo due rocaille 11-0, saltate la 8 e rientrate nel cipollotto e nella 11-0, di nuovo una 15 e rientrate nella perlina 8-0, una nuova 15 e rientrate nella 11 e nel cipollotto, in questo modo. Di nuovo due rocaille 11-0, saltate la 8-0 e rientrate nelle tre rocaille 11-0 qui in alto. Di nuovo una 11, una 8 e una 11 e rientrate nelle tre rocaille 11-0 di fronte. Due 11, saltate la 8 e rientrate con l'ago nel cipollotto e nella 11-0. Rientrate anche nella 15 e nella 8-0. Questo è il risultato. Adesso inserite questa sequenza: un cipollotto, una rocaille 11-0, un cipollotto, una rocaille 11-0 e un cipollotto. E rientrate con l'ago nella rocaille 8-0, andando in direzione opposta. Quindi mi rinfilo in questo senso e tirate il filo. Ripassate con l'ago nel foro della corniola. Tirate bene il filo e inserite l'ago nella 8-0, solo nella 8-0. Di nuovo la sequenza e rientrate con l'ago in direzione opposta nella 8-0. Rinserite l'ago di nuovo nella corniola andando verso il basso. Inserite l'ago nella 8-0 e anche nel cipollotto, nella perlina 11-0, il cipollotto e nella perlina 11-0 e tirate bene il filo. Ed ecco qui il risultato al momento. In questo preciso istante possiamo anche decidere se il nostro modulo lo vogliamo bombato o meno. E mi spiego meglio. Nel caso del ciondolo c'è una leggera bombatura, perché andremo ad inserire delle perline in questi quattro spazietti qui vacanti. Nel caso del ciondolo ho inserito una rocaille 8-0 e una 11 e mi sono rinfilata appunto in tutte queste perline. Nel caso invece dell'orecchino ho inserito in questi spazietti qui vacanti una rocaille 8-0, una 11 e una 15, in modo da avere un risultato un po' più piatto. Ripeto, non è tantissimo, però qui si nota questa leggera bombatura, invece qui si nota appunto che il modulo è leggermente più piatto rispetto a questo. Quindi sta a voi decidere se avere un risultato leggermente bombato oppure un po' più piatto. Siccome andremo a replicare appunto l'altro orecchino, io andrò ad inserire una 8-0, una 11 e una 15
e inserite appunto l'ago in queste due rocaille 11-0 qui laterali e andate a tirare il filo. Poi ripassate in tutte queste perline e sono risbucata appunto in questo punto. Inserite una 15-0, una 11 e una 8 e inserite l'ago nella 11-0, questa qui posta vicino al cipollotto. Inserite l'ago anche nel cipollotto, inserite 8 rocaille 15-0 e andiamo a creare appunto l'asolina che ospiterà il nostro perno. Rientrate nel cipollottino andando in direzione opposta e abbiamo appunto creato anche l'asolina. Infilate l'ago anche nella 11-0. Adesso inserite una 8, una 11 e una 15 e rientrate con l'ago nelle 11 di questo lato. In tutte le perline del lato e a questo punto inserite una 8, una 11 e una 15 e rientrate con l'ago nella 11 e nel cipollotto. Inserite una rocaille 11-0, 4 15-0 e una rocaille 11-0 e inserite l'ago nel cipollottino andando in direzione opposta. Questa appunto sarà l'osolina che ospiterà la nostra goccia barocca e poi ripassate con l'ago e con il filo nella lavorazione per andare a compattare questi ultimi giri. Ed ecco qui gli orecchini completati. Questo è il bracciale Iside, possiamo tranquillamente abbinarlo come dicevo prima inizio video, e questo è il ciondolino. Dovrò soltanto aggiungere la catenina. Spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e condividete il video con le vostre amiche creative. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ecco gli orecchini indossati. Ciao! Ciao ragazze, vi piacciono i miei nuovi orecchini? Sono bellissimi.